E dopo questa bellissima intro sulle note della Yamato, Yes. recensiamo questa piccola Piccola Yamato. Yamato della serie Kikan Bene. Taizen, che ce la fornisce gentilmente lo straccione, il quale, scoprendo che esiste una Yamato che non sia Chogokin, ha deciso di buttarsi fuori. Dato che vuole uscire dal suo proletariato, si vuole un po' distinguere nella borghesia e quindi cerca tutto ciò che è borghese, cercando di spendere il meno possibile, però. Sì, però questa è proletaria. Questa starebbe proletaria, eh sì. Beh, figlio, qui siamo ben superiori ai 50 euro. Appunto. Ah, È beh. 100 euro la Ah, borghesia. 100-150 Eh proprio. Allora, sì. voglio dire, Il resto è straccione. sotto i 50 euro è Eh sì. straccione, 50-100 Sì. proletario, ok? 100-150 Borghese. borghese. Dai 150 in su Ok, è nobiltà, nobiltà. nobiltà, È nobiltà. nobiltà, nobiltà, ok. Oramai io però cercherei di estendere più dei 200 in su è nobiltà. Addirittura, Cerchiamo di addirittura. alzare un po' il livello, il Livello. target. Quindi Cioè, non comunque. tutti possono essere No. nobili. Quindi lei, secondo lei questa è una Yamato proletaria, per chi sgobba, per chi lavora duro Sì, perché comunque dopo parleremo se fa il pagellone della qualità-prezzo, è comunque un prezzo proletario. Sì, Non è un prezzo straccione, purtroppo. no, sebbene, cacchio, la trovo un po' costosetta per È un po' questo, troppo. perché stiamo parlando di uno sbordaccino di 10-12 centimetri, Sì. scala 1-2000 questa Yamato, Yes. però posso dire che lo sculpt è È buono, molto come buono. anche la colorazione. Questa è la Yamato vista nella serie 2201 o 2202, adesso non mi ricordo Adesso più. prendiamo la scatolina se ci può aiutare. Facciamo vedere anche la scatolina. Che Sì. No, la mettiamo qua. la serie infatti è 2202, se notate. Space Battleship Yamato 1-2000, che c'è scritto anche qua. Finished Product, fatta nel 2017 Bandai Made in China, Bandai Rosso, logo rosso. Il logo rosso. E volevo farvi vedere un piccolo particolare, se veniva no, la serie dove viene scritto Kikan Taizen non Non c'è ci scritto. non, cioè ci sarà scritto sicuramente in In giapponese, giapponese. ma non in maniera evidente sul discorso con i caratteri, diciamo, occidentali. Bene. Bene, detto questo, allora. Beh, intanto io posso essere un po' blasfemo. Lei è sempre blasfemo, quindi una volta più, una volta Però la meno. dico grossa, qua. Secondo me sì. Secondo lei cosa sto per dire? Ma una cagata. Ho Secondo capito una nagaiata, stavo per dire una me. Perché ce nagaiata. l'ho qua, ce l'ho sempre qua sul gozzo. No, nel senso che è Yamato, no, va bene, no? Però perché ormai io ho imparato da lei a cercare di dire le cose giuste, no? Sì. Però mi viene da dire anche argo. Ah, no, no! E va così! Un po' sì. I guerrieri delle stelle! Un E lo po' sì, è un Star po' sì perché mi nasce da lì. Tanto più che il nome Argo mi piace tanto. Però vabbè, sappiamo che non è il suo nome Blazer! originale. No, sappiamo che c'era Derek Willstar, che in realtà sarebbe Susumu Kodai. Sì. Ma io comunque sono particolarmente legato alla Yamato. Per me penso che sia uno degli anime più belli, più drammatici di sempre, del maestro Reiji Matsumoto, che anche lui un po' come Nagai non sapeva tanto disegnare, però poi dopo l'hanno Però, migliorata. Questa comunque è la Yamato del remake dell'ultima serie, che le consiglio di guardare, la sia la guarderò. 2199 che la 2202. Per quello che vi posso dire io dell'anime, così anche lei Sì. sa, il 2199 è pressoché un remake migliorato, diciamo, dei tempi moderni della vecchia storia. Quindi solita battaglia che bisogna andare su Iskandar, tornare indietro e ci si scontra con il principe
potente popolo di Garmilas. Ok. E naturalmente molte cose vengono cambiate, rese più moderne, più credibili. Beh. Mentre la 2202, devo dire che anche lì si... ci sono tanti rimandi, è un remake della anche serie, quello, eh? Però ci sono tante migliorie nella serie che insomma la rendono unica e veramente godibile. Quindi lei preferisce 2202, preferisce? In che senso? Rispetto al 2199? Ma allora posso dire, come ho detto prima, il 2199 è un remake ben fatto, ma non ha delle implementazioni vere e proprie nella storia. Ah. La 2202 prende la stessa storia e la ribalta, gli dà quel quid in più, la rende molto più interessante e ti fa venire il dubbio che possa finire diversamente. Perché deve ancora finire? Perché deve ancora finire, anche se io ho il sentore che secondo me andrà a finire nel medesimo modo. Comunque si vedrà quindi alla fine, non, insomma. Sì, mancano solo 4 episodi alla fine. Vabbè, per cui manca l'ultimo. Si vedrà, si vedrà. Si vedrà. Comunque vediamo questo modellino. Esatto. Come potete vedere, ha questa basetta con questi specchietti che a me non piace tanto, però. Cosa che invece giornalista. Il giornalista mi ha detto: no, guarda che ti piacerà perché crea profondità. Boh, io non so dove la crea la profondità, però vabbè, insomma, te la danno così e così te la tieni. Se no, sì. Se no, ti prendi una basetta a posteriori e ci attacchi questi cosi che dovrebbero andare bene per tutte le basette Tamashii, sì, diciamo sì, così. Sì. E però veniamo al punto saliente. Qui c'è scritto sei un asino. No, lì c'è scritto Argo. veniamo al punto saliente che sarebbe per... Che sarebbe? Le luci. Ah, beh, ok. Io pensavo che dal punto di vista tecnico. Sì, sì. Allora, questa... Beh, intanto diciamo un'altra roba. Chiamatina. Sì. Io ho messo le alette, sì, la posizione di togliere. Esatto. Che in realtà per dargli un senso con queste alette bisognerebbe ficcarla in una posizione di partenza. Così, vabbè, sì, sì, sì. Che si può fare, Si può fare. Si può fare assolutamente. Beh, perché, allora, guardiamo ci sono le istruzioni. Abbiamo, infatti, un paio di, come posso dire... appendici che servono per mettere la Yamato in posizioni diverse. Vedete, ad esempio, la ficca di qua e così lei la può anche rigirare in quella maniera, come dice lei, sì, anche in posizioni diverse. Stavo guardando la posizione di partenza, se era... cioè questo perno praticamente che ruota. Esatto, ruota. Capisco, capisco. E quindi la si può mettere in posizione di decollo. Di decollo. Allora, vediamo che già dalle istruzioni, intanto notiamo che i cannoncini, le torrette principali, sì, sono direzionabili. Semoventi. Sono semoventi. Non possono, non sono semoventi, bensì cannoni, singolarmente. Sono direzionabili soltanto le torrette principali. Ora, se noi notiamo... qui c'è una apposita linguetta, sì, che verrà estratta, che può essere estratta. Vedevo se c'era proprio la... No, non ti fanno vedere la linguetta di estrazione. No, c'è, perché... c'è. Io l'avevo, sì? Sì, l'avevo vista qua, cioè tiri. No, nel senso che spieghiamo, le batterie sono già incluse. Sì. Abbiamo anche Mr. Voltron fra di noi. Buonasera. Faccia sentire la sua voce. Buonasera. No, nel senso che le batterie già te le danno dentro. Sì, sono perché hanno cominciato Toys e poi anche Sentinel o comunque... E allora Bandai punta nel vivo. Lo faccio anch'io. Lo faccio anch'io. Vabbè. E implemento le batterie. Le batterie, io mi permetto di... si permetta. Sono alloggiate all'interno dello scafo, in una posizione, forse in questa posizione. Ora, detto questo, è proprio in questa posizione che si notano forse anche. Qui forse ci sarebbe la linguetta, sì, da estrarre. Che ok. Ops. Ma c'è una pinnetta che continua a staccarsi. Sì. Se mai tiene staccata un attimo, l'attacchi, sì, dopo quando, sì, lo accendi. Allora, quello che volevo farvi notare, che suggerisco anche allo straccione, è quello di... io ho rimosso la linguetta. La linguetta.
bisognerebbe poi, secondo me, andargliela a rimettere o a togliere le pile prima che causi un'acidità. No, ma può darsi che io dopo gliele tolgo proprio. Ecco, che se non farebbe sì, una sì, brutta sì, cosa. Detto questo, tolta la linguetta, si dà corrente al circuito interno della Yamato, che lo si aziona in questo modo. Un po' rompipalle. Adesso qui, facendo leggermente pressione, viene via sto cosino, si toglie questa copertura e vedete qui ben due interruttori. Questi due interruttori, questo, ok, lo si può azionare. Allora, vi faccio notare che adesso rimetto tra l'altro un attimo la pinnetta, perché sennò così è veramente brutta la Yamato. Ma se dopo ti cade ancora? E lo raccogliamo. Allora, vi faccio notare che gli appositi LED sono posizionati nel culo, cioè nel motore posteriore, sì, sia quello principale che quelli ausiliari. Si illuminerà poi anche un'altra porzione che faremo notare della nave, e poi c'è il cannone a onde moventi sulla prua della suddetta nave. Ora, detto questo, andremo ad azionare i due interruttori. Io non so quale interruttore aziona, chi aziona chi. Va da culo. Io adesso l'interruttore lo facciamo scattare verso il basso. E voi noterete, non so se si nota nella recensione, che si è acceso, che il cannone è acceso. Sì, sì, sì. Ora io farò scattare il secondo interruttore. Pif! E voi intanto notate che questa zona, sì, pif, di, diciamo, della a centro, centro scafo, grazie, ci sono tutti questi oblò che si illuminano. Adesso si vede poco purtroppo dall'immagine, però si illumina anche la torretta e anche l'altra. Qui ci sarebbe la torretta del comandante e poi qua ci sono le torrette dei vari ufficiali. Beh, Okita, cretino. Ora vi faccio vedere il culo e noterete imbrusiato, vedete che c'è il LED sul motore principale e i due LEDini spostano un po' più a sui sinistra, motori ausiliari. Ora bisognerebbe, lei provi a spegnere un attimo la ecco, vedete effetto un pochettino, sì, va bene. E vedete anche che cosa si illumina, anche questa porzione, ok, e si illumina poi, come vi dicevo, gli oblò anche la cabina di comando e la cabina di comando, soprattutto questa, e ora vedrete meglio anche il cannone a onde, se moventi. Ora riaccenda pure la luce, io disinserirò i due interruttori. Ma no, la lasci accesa intanto che la pagelliamo dopo. Ok. Io andrò a riapplicare per cui il pezzettino? Sì, perché lo trovo veramente antiestetico. Intanto non si vede. Lo so, però. Tra l'altro hanno colorato di verde, cioè hanno fatto tutte le cose per bene, anche le torrettine. Vedete? Sì. Cioè, ci sono tanti, vedete anche l'azzurrino, qua ci sono tanti dettagli che comunque non so se vanno a giustificare il costo di questa Yamato. Però sono carini, via. Però sì, nel momento in cui il costo è questo, almeno andiamo a elogiarne i pregi. Giragliamola. Tac. Non la pesiamo prima di girare. Ah, è vero, va pesata. Che due marroni. La sgrilletti. Vedi lei. Ci mette tutto l'ambaradan, sì, perché tanto è leggerissima. Con sul addirittura 91 grammi, qui è proprio niente. C'è un coso dell'ovino Kinder. Sì, qua i materiali verranno sagagnati. E immagino che tutti sapranno cosa vuol dire sagagnati. Beh, sì. cerca il pulsante, va. Magico.
Olè. Vada, prenda il nuovo foglio che Mr. Voltron gentilmente ci ha creati, perché facevamo delle gransanate. Sì. E veniamo, scrivici Argo. Impatto estetico. Figa, però è un po' bacino, eh. E dagli un 6, dai. Ma io volevo essere più generoso. Anche un 6 e mezzo. Sì. Materiali. 4. Poi sono abbondante. Verniciatura, gli do un bel 8 e mezzo. È ciò che di meglio ha, sì. Posabilità, vabbè, non si può. Può avere tante gimmick, sì, dalle, però vabbè, non c'è, c'è una nave. Accessori, vabbè, c'è la nave, c'è la lette, c'è le luci, c'ha la basetta. La basetta, vabbè, dai, 6 e mezzo glielo diamo. Sì. Trasformazione non c'è. Non c'è. Confezione, piccola, contenuta e anche. Anche estetica, però, sì, non è brutta. Ricorda un po', tra virgolette, anche i i Kurogane, perché è piccolina, compatta, e che però la Yamato tu pensi è una corazzata. Roba, diga, vedi quella scatola qua, diga, dici, questo cos'è, un puzzle, cos'è, un puzzle cioè, da montare. Sì, non. Quindi io alla confezione mi fermo un 6 e mezzo. Bella ma troppo piccola, incazzatura, ma no. Non fai cazzare. No, io gli darei un 3. Sì. Rapporto qualità-prezzo. È lì. Allora, quella sbordaccia qua costa tra i 75 e 80 euro. Quali sono tanti. Sono molti. Io come... Come mai avranno questi prezzi alti? Boh. Si giustifica lei di collezionare questa roba? No. No, ma sa che io non sono la persona più indicata per questo discorso. Cioè, per me questa Yamato qua dovrebbe costare 50 euro. Al massimo. Sì. E ci sto rimettendo. Sì. Quindi ci sono quei 20 euro, 25 di... Che sballano. Di troppo. Quindi per me un rapporto qualità-prezzo è da 4 e mezzo. Giudizio finale. Lei è contento? Ma sì. Cioè, sì, tutto sommato in previsione del fatto, sì, che prenderò anche la base bianca, la white base. Io, sì, spero che sia, però la white base si sviluppa un po' modo... più cicciotta, quindi dà un essere, po' più, sì, la Yamato, avendo una, essendo lunga, bislunga, una livrea molto filante, sì, poi ti va a, in questa scala soprattutto ti va a distorcere la sua possanza, perché si sviluppa molto in lunghezza ma poco in, sì, larghezza. Tanto è che la Yamato è in scala 1-2000, la White Base è in scala 1-1700, quindi già la scala differisce, quindi gli conferisce un po' più di dimensione. La White Base non ha questo specchio. Sì, che è una cosa effettivamente positiva. Il mio giudizio finale, io cosa vedo di buono in questa Yamato? Un bello sculpt e un'ottima colorazione, e l'hanno anche dotata di un impianto LED. Poi dopo lì, per me, i pregi di questa uscita si fermano lì. Infatti io ero un po' tentato di prendere le due navi della... Però vedendo questa, Iga, mi viene... Ancora... Sono la metà quelle, sì, là. Sì, sono la metà di questa. Cioè... sì, infatti le metti sui due... Sono due topini. Sì, sì, sì. Cioè, questo qui è poco, più che, poco meno che una ponga. Sì. Quei due là sono due topini, ma Quindi io ho il giudizio finale, io sono indeciso tra il 6 e il 6 e mezzo, non riesco ancora a decidermi su cosa dargli. A 10 minuti di tempo. Io mi fermerei sul 6. Sul 6. Non andrei oltre. È chiaro che dal mio punto di vista è carina, ma questa è una voglia di Yamato. Vedremo poi un po' come sarà questa GX86, che uscirà fra non molto tempo, che sarà un'altra Yamato, sempre dell'anime 2202,
con questo telecomandino che simulerà tante gimmick della e soprattutto in quel periodo avremo già finito anche di vedere la serie 2202, quindi trarrò anche le mie conclusioni sull'anime. Bene, e detto questo, detto tutto, ci salutiamo, ci scusiamo e speriamo che mi facciano anche quella di Harlock. Ah, lei comunque continuerebbe, prenderebbe... Beh, sì, quella di Harlock sarebbe... Ma quale vorrebbe lei di Harlock? Ma anche tutte e due. Lei prenderebbe anche tutte e due? Sì, sì, sì. Sia la Death Shadow che... Che come si chiama? E l'Arcadia della mia giovinezza. Sì. Sì. Prenderebbe anche un Galaxy Express. Sì. Di questa... Sì, 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 sì. Quello lo prenderebbe anche lei. Sì. Sulla White Base sono ancora lì. Indeciso. Sono ancora indeciso. Avrà anche i Gundamini piccoli, eh? Sì, non colorati. Non colorati. Peccato. No, sì. sono fortemente indeciso sulla White Base. Mi ha un po' lasciato dubbioso questa bella ma cara. Ma tenerella. È un cucciolo. Sì, è un cucciolo, perché insomma non ti dà nulla dell'imponenza della Yamato. Ah beh, no. Ci scusiamo? Sì, soprattutto. Te beh. Ciao.